Eccoci qua! Sono veramente contento che siate qui con me oggi. Anche oggi, mattina, pomeriggio, sera, notte. Dai, facciamo partire i secondi. Mi stai guardando? Ma mi stai ascoltando? Devi seguirmi. Ti vedo, eh? Adesso li faccio ripartire quando sei più attento. Metti giù il telefono e guarda tranquillamente questa chiacchierata. Secondo me ti diverti. Viviamo il presente. E nel caso non dovessimo più vederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Io so che questa sarà una diretta molto difficile. Ciao Mauro. Ciao a tutti. Allora, sembra che questa volta, a parte l'intro, sia andato tutto bene. E su tre prove, due sono state direttamente bannate da Facebook per una foto. Vediamo se questa volta mi cancelleranno totalmente il profilo. No, speriamo di no. Allora, che giorno è oggi, Mauro? C'è il 28 di marzo, lunedì. 2022, sono le 22:59, quasi 23. Questa è la chiacchierata numero 445 dall'inizio e la numero 79 del 2022. Ringrazio Maria Palladino che ci ha messo in contatto giusto qualche ora fa. Sì, poche ore fa. E sono qua che sto guardando cosa aprire perché ho, non dico il terrore, non ho il terrore, diciamolo, io sono seriamente preoccupato per come viene gestita l'arte da un social, quindi sì. Se io devo essere manipolato o quantomeno giudicato da un computer, a me non mi è mai stato bene, adesso ancora meno, perché le foto che vedremo stasera, perché tu sei un dipendente statale ormai, no? Già, sono un prima cassa integrato fino a 3 settimane fa, adesso sono un pensionato. Per con fortuna. La passione della fotografia, ma di un certo tipo. Sì, di un certo tipo. Diciamo che a me non hanno mai interessato molto le sale di posa, ma prendere le persone e anche per strada, generalmente però, io preferisco la donna e possibilmente un po' svestita. È un mio difetto, però diciamo così che nelle mie fotografie ho sempre cercato di mettere delle storie, non la donna nuda a se stessa, fine a se stessa e basta. Ho sempre pensato a qualcosa, poi magari a volte ho scritto degli storyboard che non ho rispettato. L'ho fatto solo una volta lavoro che ho fatto insieme a delle ragazze meravigliose abbiamo interpretato un capitolo del libro dell'Es di Georg Grodek, che era uno dei fondatori della psicoanalisi, discepolo di Freud ma anche ispiratore del concetto di Es, che poi hanno sviluppato insieme ed è stato uno dei pochi ad avere una riconoscenza da parte di Freud, e aveva un'idea strana. L'idea strana era quella di asserire che il momento di maggior attrazione tra uomo e donna era quando la donna
alle mestruazioni. Cosa che io ho chiesto, mi sono preso la briga di chiedere a un po' di amici maschi e un po' di amiche femmine. Mentre dai maschi c'era quasi lo schifo, quindi dicevano la maggior parte di no, salvo qualche caso, dall'altra parte, da parte delle ragazze invece, è stata accettata come una buona idea, erotica. E allora ci siamo messi, abbiamo cercato di rifare, questi passaggi del capitolo 12, credo, di questo bellissimo libro, che vi invito a leggere tutti. E di fianco ad ogni nostra fotografia c'è un pezzo delle pagine, una pagina di questo libro. Ecco, qua avevo scritto tutto, e abbiamo rispettato, diciamo così, il copione. Ecco, un paio di foto le vedrete fra poco, ecco, però purtroppo non possiamo farle vedere tutte. Facciamo vedere giusto spot, un qualcosa che l'inconscio, il subconscio riesce a percepire e magari l'occhio un po' meno, però ho già capito che questa. A proposito di, adesso anche la connessione stava andando via, stavo dicendo, a proposito di diretta difficile, questa qua la sento proprio difficile. Questa, ti devo dire la verità, Mauro, è la diretta che sento più pesante, non pesante come tema, ma No, no, certo. pesante come giudizi, come Sì. rischio per farla vedere, però Certo. l'arte è anche questa, interpretazione e c'è tutto un mondo dietro, non è perché uno legge una parte di un libro, la interpreta a modo suo, che non è che uno si sveglia, cioè si alza la mattina e dice, ah, aspetta che faccio questa cosa qua. Chiaro. Dopo poi mi spieghi il perché della scelta di questo libro e tutto il resto. E quindi io molto, diciamo, un po' folle, però non è che voglio rischiare, è che a me non piace essere giudicato da un computer. Tantomeno da persone che con un click possono rovinarti un anno e mezzo di dirette. Perché? Perché vedono, passami il termine, un culo, due tette o qualcos'altro, Sì. Sì, qualcos'altro inteso come parti organi genitali, sia maschili che femminili. E anatomiche. mettendo un click possono distruggere una persona o un artista, cioè. L'hanno fatto con me diverse volte, probabilmente l'avrai subita anche te questa gogna, ma vabbè, ci sono anche quelli che la pensano diversamente, purtroppo. Io darei un consiglio a questi qua, però è meglio che, se no ci chiudono subito la diretta. No, anche perché comunque sappiamo che esistono dei circoli appositi e tutto, e io ci sono andato da fotografo, ci sono le persone più improbabili Sì, e certo. sono le prime che parlano male per conto terzi. Quindi prima di cliccare pensateci, perché magari qualcuno ce l'avete in ufficio oppure al supermercato, sicuramente ne vedete, oppure in un posto dove c'è un simbolo, una stella a cinque punte con un po' di alloro attorno. Già.
Purtroppo ci sono. Allora, perché la scelta di Gro, e questo qua me lo devi Grodek. dire te perché io non ce la farò mai a dire. Grodek. Allora, io Grodek. mi sono innamorato di questo libro perché questo signore descrive, è un colloquio tra lui, è un carteggio tra lui e una sua amica. Quindi un uomo che parla a una donna che gli risponde, eccetera. E quindi mette in campo già nel 1920 delle idee che adesso stanno andando per la maggiore. La donna cos'è per un uomo, l'uomo il padrone, eccetera, eccetera. Quindi io qualche anno fa, dopo averlo letto, ho detto, porco cane, c'ho una macchina fotografica, chissà se c'è qualche pazzo o qualche pazza, meglio ancora, come me, che vuole poi vedere interpretato questo libro. E non solo la cosa delle mestruazioni, ma un sacco di altri argomenti che Grodek ha sviscerato in questo libro sono estremamente interessanti e illuminanti. Poi uno può anche dire, un medico potrebbe dire, Grodek era pazzo perché pur essendo medico, ha elaborato questa teoria che la maggiore attrazione, eccetera, eccetera, quando invece è esattamente circa 14 giorni dopo che avviene l'emissione di feromoni, eccetera, eccetera, che attirano, che fanno arrivare il desiderio. Però, a quanto pare, dall'altra parte sentiamo la campana delle donne che invece molte, moltissime hanno detto no. È proprio quello il periodo che io preferirei. Purtroppo, e qui è uno degli argomenti che Grodek tratta, il fatto del sangue è schifoso, fa ribrezzo, eccetera, eccetera, e lui lo giustifica con tutta una serie di motivazioni giuste. Non è forse giusto il fatto che lui asserisca che quello è il periodo migliore per la trazione. Scientificamente è stato provato anche il contrario. Però in ogni caso io mi sono innamorato per le cose che diceva, le illuminazioni che mi ha dato e soprattutto i contrasti, che io l'ho sempre pensata in una maniera, porco cane, vuoi vedere, ti fa pensare che c'è un'altra maniera di interpretare le cose, eccetera. Ecco, io mi sono innamorato di quel libro e abbiamo descritto questo libro, questo capitolo che io il sangue mestruale, eccetera, l'ho sempre avuto qua. Adesso non vi so, io ho fatto 7 anni di analisi, ma non ho chiarito bene quel problema lì. Mi piace, mi attrae, e allora, insomma, abbiamo fatto questo lavoro che poi è stato presentato anche in favore di critica ai Circoli Dinamici di Milano qualche anno fa, e mentre il pubblico entrando chiudeva la porta e scappava, oppure entravano e stavano lì 2 ore a discutere con noi. Quindi era stata una cosa molto scioccante da una parte e interessante da quell'altra. Ed era quello che noi volevamo che succedesse per far. Adesso ti sdrammatizzo un attimo, ti faccio ridere anche chi sta a casa. Io 3 settimane fa ho avuto una mega emorragia alla schiena e con un versamento interno, no? Di circa 2,5 litri, 3 litri di sangue. Ne ho perso uno svagonamento stavolta. E quando mi hanno detto, arrivavano lì gli infermieri, i dottori, le infermiere, e dicevano: "Ma guarda lì quanto sangue hai perso!" E io le guardavo e sorridendo ero bianchissimo in faccia, proprio un casino. Dicevo: "Ma voi per 5 giorni al mese vi preoccupate di quanto ne esce?" No. E allora anch'io da uomo ho un ricambio, fortunatamente non è mensile, ma ultimamente mi capita ogni 2 anni. 2 anni fa un polpaccio, 4 anni fa a una coscia, adesso alla schiena, però è sempre il discorso della rigenerazione cellulare, si può guardare anche sotto quel punto di Certo. vista lì. Certo.
una rigenerazione, in effetti. Bellissimo. Allora, faccio vedere una foto al volo e poi tu la commenti. Sì. Ecco, questo è l'immagine di un lavoro che stavamo facendo che non abbiamo portato a compimento. Era una parodia di Poema a fumetti di Buzzati. Poema a fumetti era l'interpretazione che Buzzati aveva dato tramite fotografie che poi lui aveva dipinto del mito di Orfeo ed Euridice, ambientato a Milano, in certe strade che esistono, in una strada che esiste, anche se non è ben specificata, e c'è Orfeo, appunto, come sapete, che a un certo punto deve scendere nell'Ade, trova Euridice, ma deve tornare indietro e senza mai girarsi, altrimenti Euridice sarebbe rimasta nell'Ade. Ecco, quella era l'immagine di Orfeo, dipinto con dei simboli degli Yanomami sudamericani, però era l'Orfeo che aveva appena era entrato nell'Ade e stava cercando Euridice. Abbiamo tutta un'altra serie di immagini che però per questioni di spazio eccetera non stasera non possiamo farvi vedere. Chiaramente non posso neanche pubblicarle su Facebook o su Instagram, perché comunque me le hanno già censurate 2 o 3 volte, e sebbene fossero già censurate, ecco. Quello era Orfeo, comunque. Andiamo con la seconda, che è una didascalia che introduce la terza. Questa la puoi leggere tranquillamente. Sì. Allora, poiché ogni erezione è un moto di desiderio verso la madre, per la legge del transfert ogni erezione, senza eccezione alcuna, è accompagnata dalla paura della castrazione. Saremo puniti nella parte in cui abbiamo peccato, la donna col cancro al petto e dall'utero, l'uomo con ferite sanguinose e la follia, ognuno comunque con lo spettro della castrazione. Questa è una delle pagine di quel capitolo. E questo è l'uomo folle, e comunque anche lui colpito perché è andato in guerra, perché ha trasformato il suo desiderio di sangue nella guerra. Ecco, questa è una delle fotografie del lavoro su Grodek. Aspetta, prima ti saluta Maria dalla provincia di Messina e Maria da Padova. Questa la conosci? Molto bene, la Maria. E come ieri, le due Marie, aspettiamo la terza Maria, così arriva anche la colomba pasquale delle esatto. Tre Marie. E, no, ti dicevo, le voci che sentivi di quelli che rimanevano dentro alla mostra a Milano, quali erano? Erano molto interessati e si chiedevano appunto tutti se fosse vero o no quello che asseriva Grodek. E io dicevo, e tu cosa ti rispondi? Ma a me piacerebbe, a me che schifo, e le solite cose. Però quelli che entravano a quel punto guardavano le foto e chiedevano. E quindi chiedevano, facevano un sacco di domande. Se avessimo avuto vergogna a fare questo lavoro, alcuni mi hanno chiesto. Ho detto assolutamente no, perché noi condividevamo tutti la stessa idea di questo lavoro. Sapevamo già tutti che io stesso mi sono spogliato e messo i vestiti, diciamo così, trucco da pazzo, i vestiti da militare, con le cose, eccetera. Per fortuna il calcio del fucile finto che avevo in mano mi copriva le pudibonda, perché non erano così belle come invece quelle delle ragazze. E quindi ci siamo anche divertiti. Ma nessuno ha avuto vergogna. Questa era una delle domande. Poi chiedevano delucidazioni sul libro, dove si potesse comprare. Quando andate in libreria, lo ordinate. È uno dei capisaldi della psicoanalisi
del Novecento, quindi da leggere. Quelli che invece chiudevano la porta se ne andavano, quelli non abbiamo potuto, però ho potuto vederli dopo, No, quando. sai perché rido, Mauro? Mi immagino voi in giro per Milano che gli correvate dietro a questi nudi dicendo: venite a vedere. Sì, l'idea, a dir la verità, era quella sera della presentazione di fare una performance proprio tra uomo e donna, donna con le mestruazioni. Purtroppo ci è stato sconsigliato dal capo del quartiere, perché cioè, qualcuno potrebbe offendersi, sebbene fosse tutto chiuso e censurato, chiamare i carabinieri. E allora lì sarebbe venuta fuori una. Però sarebbe stato bello, mi sarebbe piaciuto vedere le reazioni, le facce di quelli che, e magari fotografarli, degli spettatori. E cosa avviene del desiderio della donna? Essa, con il pretesto universalmente accettato della pulizia, si mette una benda fra le cosce, praticando inconsciamente la masturbazione. E se non la soddisfa, farà durare l'emorragia più a lungo o farà che ricorra più spesso. Bene, questa frase è stata accolta positivamente dalle ragazze che hanno detto: sì, è vero, a volte mi piace anche che queste bende sfreghino. Ecco. E qui abbiamo fatto un paio di foto, questa chiaramente la meno dura, ma ce ne sarebbe stata un'altra. Ben più diretta, ben più dura, che però non possiamo far vedere. Adesso vado, tipo 5 secondi di un flash di quelli che ti faccio vedere la foto e poi devi anticipare quella che non posso far vedere. Va bene. Allora, questo è un servizio che abbiamo fatto, poi abbiamo stampato e prodotto un fumetto, La potenza di Superman. Lì c'erano Zoara, quella con la maschera nera dipinta sul viso, l'acerrima nemica di Superman e Supergirl, chiaramente che lottavano tra di loro per averla meglio su Superman. E chiaramente dopo le due ragazze che vedevano questo uomo che si è liberato dagli effetti della criptonite verde, quindi e ha dimostrato tutta la sua potenza. Questa sarebbe la fotografia che non potremo far vedere. Però immaginatevela. Devo dire. La foto è fotografata dal basso verso l'alto Con e lo sembra, stupore delle due ragazze. esatto, l'uomo centrale e le due donne laterali. Non si può Ecco. far vedere se non su richiesta esplicita da casa, ma non Ecco. stasera, perché non, cioè, mi arriva l'Enel che mi sega i cavi della luce. Per fare quella foto devo dire che è stato difficile, perché nessuno ci crede, ma a parte Rocco Siffredi e i suoi compagni, per fare una foto del genere. Il modello deve essere motivatissimo, quindi deve essere sollecitato, diciamo così. Altrimenti, quando uno è lì davanti alla fotocamera, 9 volte su 10 non reagisce. Ecco. Invece siamo riusciti, è stato difficile, abbiamo messo una mezz'oretta a convincere il modello. Ecco, questo è un In aneddoto. alternativa, in contrapposizione, c'è il cane Argo e le sue padrone. Qui volevamo mettere, contrapporre i due tipi di donna, comunque che io ho amato tutte e due, amato nel senso gli voglio bene, e come corpo di una, non
non ho mai scelto delle ragazze bellissime, ho scelto le ragazze che erano disponibili. Ho fotografato anche donne piuttosto in là con l'età, ma pur avendo un feeling si riesce ad ottenere una bella fotografia. Il cane Argo, invece, era un mio carissimo amico che sono riuscito a convincere a fare questa fotografia, che era un po' tutto un gioco. Ci sono tutte delle altre fotografie dello stesso servizio dove si vedono le due ragazze che si prendono una cura dell'altra, una è giù quasi morta, l'altra insomma, è tutta una roba così, e finalmente siamo arrivati a convincere il mio amico a spogliarsi, a fare il cane Argo. È stato bello anche quello, insomma. Ma da dove nasce questa passione per, cioè, ridimmi il nome perché io non me lo ricordo, quello che inizia per G, Grodek, Grodek. Grodek. Allora, io dopo le geometra, io sono geometra, mi sono iscritto a Padova. Allora c'era solo a Padova e a Trento l'università dove c'era il corso di laurea in psicologia, e l'ho frequentato alzandomi alle 4 del mattino in mezzo alla nebbia con l'automobile, raggiungevo l'università e però dopo, alla fine mi sono accorto che era probabilmente volevo studiare, laurearmi per autopsicanalizzarmi, cioè serviva a me come non per lavorare. E da lì però ho letto libri, mi sono appassionato alla psicologia, alla psicanalisi e quindi sono arrivato a leggere questo Grodek, che leggetelo perché vi appassionerete tutti. Parla come se appunto parlasse a un'amica, senza peli sulla lingua. Nel 1920 diceva delle cose, cioè, giusto per essere chiari, la merda la chiamava merda, e quindi non si nascondeva dietro a niente, quindi molto diretto, molto vero. Ecco, e quindi è un discorso che condotto molto bene da lui, perché lui è anche la donna, è della sua parte femminile probabilmente che parla nel libro, ed è meraviglioso. Quindi uno si appassiona, oltre ad avere magari un interesse come me, che avevo da piccolo, dopo. Insomma. Stavo leggendo qua molto noto i suoi studi sull'ess e sul simbolismo. Sì. L'ESLA fatto conoscere al suo capo, che poi l'ha sviluppato anche lui e l'ha riconosciuto come, questo è stato uno dei pochi a cui ha riconosciuto qualcosa, Freud, mentre con gli altri ha litigato, eccetera, poi Jung e compagnia bella, c'erano tutte le storie lì. Ecco. E quindi Grode, che comunque è un era pazzo, ma bravissimo. Perché una volta si poteva parlare di queste cose e venivi considerato pazzo e invece adesso non se ne parla e uno pensa di essere normale? Ma perché forse è una sorta di sublimazione. Si mette giù tutto e si trasforma in qualcos'altro, ma dentro tutte queste cose ce le abbiamo e come. Però che non se ne parli, questa è una brutta cosa. E poi c'è il giudizio, d'altra parte Facebook, per esempio, o Instagram sono un esempio di quello che noi viviamo. Non possiamo dire quello che abbiamo in testa così come ce l'abbiamo in testa, sebbene non facciamo male a nessuno. Anzi, anzi. Allora, adesso questa sarà proprio una, ancora meno delle foto di prima perché sto per mettere la foto che Facebook mi ha fatto saltare la diretta per 2 volte prima dell'inizio della terza. Ecco, questa ragazza si chiama Martina, bravissima. Abbiamo voluto interpretare questa volta in studio,
A differenza di tante altre volte che io non ho mai, cioè, ho usato pochissime volte lo studio, in studio per far vedere la condizione di chi, per esempio, sta su una carrozzella, ma pur stando su una carrozzella può essere bella, erotica, interessante, e credo che con questa fotografia e altre soprattutto ci siamo riusciti molto bene. Ecco, questo era il messaggio che doveva venire da questa. Poi, in realtà, uno che la vede così, io l'ho vissuta così, ma altri che la vedono non credo che abbia, non so, chiedo a tutti se qualcuno, a qualcuno ha detto, ha fatto venire una passione, una cosa. Cioè che sia erotica per qualcuno. Forse Facebook l'ha bannata prima perché parla di una condizione di inferiorità, in questo caso della ragazza sulla, e anche di queste cose non se ne può parlare quasi, se non in una certa maniera, chiaramente senza mettere una ragazza mezza svestita, così come se fosse una cosa anormale, pensare che una ragazza che magari non ha l'uso delle gambe non abbia invece dei sentimenti, dei desideri e delle cose. Esatto. Cioè, una cosa che, ecco, invece ci sono e come. Faccio vedere questa che non c'entra niente con quello che stavo dicendo. E ho visto un programma una volta dove ragazzo e ragazza avevano la sindrome di Down e si sono sposati. Perché? Perché si amano. Punto. Cioè Esatto. non c'è niente di strano. Esatto. E invece purtroppo il giudizio, la mentalità, eccetera, ci porta addirittura a censurare questo tipo di immagine che potrebbe, oppure censurare, chissà quanti avranno detto, ma cosa si sposano a fare quei due lì? Si amano, porca miseria, lasciali amare. È l'unica roba che vale la pena di vivere, l'amore, no? Foto di prima. La foto di prima invece è una donna sui 50 anni che, devo dire, ha una attitudine a recitare mentre posa. Io non gli chiedevo niente, faceva tutto lei. È stato meraviglioso. Magari a qualcuno non piace la donna di una certa età. Scusa, Salute. grazie. Invece io non faccio differenze. Se una persona è interessante, la fotografo, che sia vecchia, alta, gobba, storta, non me ne frega un tubo. È interessante, la fotografo. E Valeria, il suo nome è questo, è estremamente interessante. E su questa foto lo dimostra, ma ce ne sono altre che ha recitato senza che io gli chiedessi nulla. E quindi è stata una cosa molto bella. Questa la posso lasciare anche 5 minuti, questa foto, così la spieghi. Si chiama il servizio, l'ho intitolato Donne in cartiera. Erano due ragazze che si amavano molto, che sono venute con noi, due fotografi, in una cartiera abbandonata. E quindi le abbiamo fotografate in diversi. Qui è l'uscita di uno dei tubi che portavano la cellulosa, la cosa macinata per fare, che andava nelle vasche per fare la cellulosa, per fare la carta. Ho messo dentro questa ragazza, uscendo così,
si potrebbe intitolare anche Dagli atri muscosi, per esempio, oppure della serie Donne in cartiera. Ecco, questo fa parte di tutta una serie di belle foto. Poi chiaramente ci hanno presi, sono arrivati i vigilanti, ci hanno buttati fuori a calci nel sedere, ormai avevamo fatto. Aspetta che guardo questo sotto, sì. Grazie a questa foto siamo riusciti invece a iniziare la diretta. Allora, questo è il Museo Pagani di Castellanza. Dovevamo fare una foto che poi sarebbe dovuta, è stampata su PVC da 3 metri per 6, faceva da sfondo a degli spettacoli teatrali che qui d'estate si facevano. Purtroppo la famiglia del pittore Pagani, che era una persona soprattutto un grosso commerciante, ma aveva amici tra i più grandi artisti d'Europa e del mondo, e nel suo terreno, scambiando delle sue opere con le opere di altri colleghi, eccetera, ha fatto questo museo all'aria aperta. E su questa scalinata poi abbiamo interpretato la foto che poi non è mai stata stampata perché dopo il comune ha dato l'assenso, il pollice verso, ma comunque la foto l'abbiamo fatta. Ci sono delle donne tutte vestite di nero e davanti una donna invece che tiene in braccio una bambina. Possiamo farla vedere? Questa. Questa. La donna sulla sinistra, anziana, è la mia mamma. Aveva già quasi 80 anni lì, ma ha partecipato anche lei. E questa è tra tutte la foto che preferisco, non perché le altre siano No, 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 anch'io. più. Però ha un suo perché, già le tre generazioni, uno di fianco all'altro, il Sì. contrasto, nonostante a me non piaccia il bianco e nero, farlo, ma mi piace molto guardarlo. E, però no, questo è potente come scatto. Sì. Ci abbiamo messo un po' a farlo perché per mettere d'accordo dovevano essere una trentina di donne vestite di nero, ma avevamo dovuto fare in 3 volte. Alla fine siamo riusciti a scattare perché tutte le mattine arrivava la telefonata: non posso, c'ho il gatto che è morto. Insomma, alla fine siamo riusciti a mettere insieme 15 persone, tra cui anche la mia vecchia mamma, e pace all'anima sua, che mi ha detto: Vunciun, mi ha detto, perché ho messo lì la donna nuda davanti, e lei invece era cioè, un po' timorata di Dio di altri tempi, però c'è stata e ha fatto la fotografia. Questa invece è una mia carissima amica con la quale siamo andati a Manhattan. Io ci andavo spesso perché mio figlio abitato lì per 8 anni. E una volta è venuta anche questa mia amica e avevamo preso un appartamentino di Airbnb ad Harlem, appena al di là della 125esima strada, e una notte abbiamo pensato di fare delle fotografie. Beh, questa era la più censurata. Poi ce n'erano anche delle altre, solo che alle 4 del mattino noi eravamo svegli perché avevamo il fuso orario non a posto, mentre lì dormivano tutti, salvo che a un certo punto sono usciti in 3 dagli appartamenti che andavano a lavorare a quell'ora lì, e vabbè, si sono anche divertiti, ci hanno sorrisi, ci hanno salutati e via. Ecco. Lì era una delle foto che avevo fatto con questa donna nei fabbricati della New York, di Manhattan, quella non ricca, la parte povera, difatti lì eravamo già comunque ad Harlem, qualche centinaio di metri sopra il confine della 125esima strada, e ne abbiamo fatte parecchie, sono tutte
tutte molto 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 carine. Difatti poi ho fatto una mostra al Comune di San Giorgio dove abbiamo esposto tutte le foto delle facce di New York. Queste invece, queste due, sono di una ragazza di Padova che ho, diciamo così, scritturato per fare delle fotografie sull'isola di Torcello. Io all'isola di Torcello c'ero stato 30 anni fa, quando non c'era nessuno, c'era solo la locanda Cipriani e basta, e quattro ruderi, andiamo lì e facciamo le foto. Se non che quel giorno, a parte che hanno costruito l'Ira di Dio, c'erano tre o quattro ristoranti, gente che passava a destra e a sinistra, ma la Beatrice è stata proprio brava, non si è scomposta, abbiamo fatto tante belle foto, ecco, sull'isola di Torcello, all'aperto. Questa invece è l'ultima di una serie di foto fatte in un motel dell'Interland milanese. La ragazza ha un corpo bellissimo e soprattutto lei fa degli esercizi sul palo, lì non mi ricordo più come si chiama. Pool dance. Quella cosa lì, e abbiamo fatto delle fotografie dentro e alla fine ho detto, però erano tutte abbastanza buie all'interno, eccetera, usciamo fuori sulla porta e vediamo di fare una fotografia così e devo dire è venuta bene, ma soprattutto le foto sono molto, molto carine. Molte di queste foto si possono vedere senza censure e quasi tutte. Sulla mia pagina di Behance, che è il sito di Adobe Photoshop, la casa madre di Photoshop, che ha questo sito e ci sono le mie fotografie lì. Lì si possono, indicando che sono cose per adulti, si possono anche pubblicare delle cose abbastanza forti. Tipo questa che bisogna stare attenti ad andare nei centri commerciali. No, non si è vista. Sono stato troppo veloce? Direi di sì. È quella delle scale mobili, non posso più rimettere. Quella lì non è un centro commerciale, eh? È la metropolitana Linea Lilla. Ah, quella senza conducente. Senza il conducente. Infatti abbiamo fatto anche delle foto sul primo vagone dove si vedono i binari davanti, le luci, eccetera. Allora, io adesso sono preoccupato perché c'è l'ultima foto e sai com'è e qual è? È la tavola 13. L'unica cosa è che c'è la foto affiancata alla tavola e quindi non posso lasciarla. Tu hai il testo. Vediamo, scoccane. O altrimenti dobbiamo solo lasciare all'immaginazione della gente, tu la puoi spiegare. Sì. Perché questa, sebbene sono le 23:41 e non tutto quel che si vede è ciò che, non tutto ciò che sembra è quel che si vede. Vediamo, Perché eh. nella fotografia, come nel teatro, così si può anche improvvisare, non è. Sto cercando il testo. Ecco cane. Allora, vediamo un po' nella migliore ambiente. Ok, vediamo un po'. Ah, ok. Sta arrivando. Allora, il testo dice: ho già detto che il complesso di castrazione spinge il bambino a credere che tutti gli uomini possedessero il codino,
che tutti all'origine fossero di sesso maschile e che quelle che chiamiamo donne e bambine siano degli uomini castrati, cui è stato tagliato il membro perché potessero avere dei bambini, e come castigo perché si masturbavano. Questo ha conseguenze incalcolabili, perché su di esso si fonda il senso di superiorità dell'uomo e quello di inferiorità della donna. Il padre taglia i genitali alla madre e glieli fa mangiare, da essi nasceranno poi dei bambini. Ecco il significato di quelle battaglie ansimanti che scuotono il letto durante la notte, dei gemiti e dei sospiri e soprattutto del sangue nel vaso la mattina successiva. Ecco, in questo ci sono i concetti di patriarcato, dell'inferiorità femminile, da dove arriva. Ecco, qui quindi Grodek già nel 1920 parlava di queste cose e le analizzava. Se vuoi metto una frazione di secondo la foto, giusto per farci del male. Tac. E poi ti do un minuto di tempo per dire la prima cosa che ti passa per la testa e che vuoi lasciare agli altri. Sì, io sono arrivato alla bella età di 64 anni, sono rimasto senza lavoro, ma non me ne frega niente, perché qualche cosa di sostentamento ce l'ho, e quello che mi ero sempre prefissato quando fossi arrivato ad avere il tempo libero di fare fotografie, cioè la mia passione, di sviluppare la mia passione. Ecco, vedete di fare lo stesso e adesso comincerò, una volta sistemate alcune cose, ricomincerò a fare fotografie e cercherò di soddisfare la mia passione. Ecco, il consiglio è quello di tutti fare quello che vi appassiona, riuscire ad arrivare a fare quello che vi appassiona, così non avete più tempo per pensare alla guerra, a litigare con gli altri, ma potete solo in quel caso lì amare gli altri. Progetti da domani al 6 di maggio. Da domani al 6 di maggio. Allora vado negli Stati Uniti a trovare i miei nipoti a Boston, e sto via un mese circa. E prima però devo sistemare alcune cose, prepararmi al futuro. Dopo, quando rientro il 6 di maggio dagli Stati Uniti, allora dopo devo cominciare a fotografare, ricominciare. Adesso tocca a te fare una domanda a me. Oddio, non lo so, forse io sono. Ho sempre avuto il complesso di non essere adeguato, ma e di essere tante volte fuori di cotenna, perché per fare certe foto ho dovuto andare fuori, mi sono sentito fuori di cotenna. Ma secondo te, queste foto vado avanti a farle o devo smettere? No, no, vai avanti anche perché non riesco a capire, o meglio, forse sono io che non ho progetti così, diciamo, seri o comunque realizzabili. Io sono un po' più poetico e qualcosa di leggerissimo, no? Tu sei pesante proprio che vai sicuro di quello che leggi e lo metti in pratica, ma chi ti sta davanti, chi ti sostiene, chi ti supporta, che sta davanti all'obiettivo, riesce anche a percepire questo, cosa che con me no, io non riesco. Se dico voglio fare, io adoro fare le foto di nudo femminile e poi non è neanche nudo, perché comunque per tre quarti sono vestite, però nei campi d'estate, quando ci sono i vari fiori, le spighe, il mais, tutte queste cose qua, ma sembra una provocazione del tipo ti porto in camporella.
In realtà non me ne frega niente, io prendo, spiego e tutto il resto e dicono: ah, ma sei professionale, ah no, cosa volevi che ti portassi veramente in camporella? No, non mi sta, non, no, però io capisco che il tuo è un genere molto più facile da capire, che ne, magari leggermente meno artistico. Ma più diretto. Sì, anche se poi sotto ci sono dei pensieri non sempre leggeri, non sempre che mi portano poi a scegliere quelle cose lì. Certe volte mi impedisco anche di farmi la domanda, perché lo stai facendo? È la mia storia, insomma, no? Che c'è dietro, che... Però adesso ho in mente anche delle cose belle da fare, per cui magari proprio in mezzo al campo dei fiori vedremo. E se dovessi cambiare una sola cosa nel mondo in questo momento, cosa cambieresti? Cambierei, toglierei il giudizio dalla mente di tutti, che dal giudizio nascono un sacco di equivoci, un sacco di cose brutte. Il giudizio è la cosa peggiore. Quando io vedo, perché poi non sai mai, anche se è una cosa tangibile, non sai mai se è la verità. Quindi perché giudicare? È inutile. E poi porta sempre a delle conseguenze brutte. Ecco, io toglierei il giudizio dalla mente di ciascuno. Io ho paura del giudizio degli altri. L'ho sempre subito, ma adesso me ne frego un po' di più. Quindi vorrei toglierlo di mezzo. Adesso io ti abbandono un minuto, poi torno e te puoi fare dire quello che vuoi. Ciao. Dunque, a me piacerebbe trovare delle persone che sarebbero contente di farsi fotografare da me o con me, perché spesso anch'io mi metto, a fare il modello di me stesso, anche se sono fisicamente non troppo bello, insomma. Ecco, però mi piace giocare e quindi e non sempre magari contrattare soldi, mica soldi, eccetera. Poi, al di là di quello, tante volte ho anche pagato qualcuno perché posasse per me, ma poi si è creata comunque un'amicizia e quindi dei soldi non me ne è fregato niente. Mi piacerebbe però trovare altre persone a cui piacerebbe giocare con me, giocare nel senso a fare fotografie. Ho delle idee che chiaramente non posso dire qui perché, ma per esempio in mezzo a certi monumenti strani, mi piacerebbe trovare qualcuno che posasse per me. Momento invadenza, invadente. Cos'è scritto sulla lavagnetta dietro dove c'è il pennarello appoggiato? Ho scritto aglio. Mi manca l'aglio. Io cucino bene, eh? Quindi l'aglio è una cosa importante. Domani mattina mi alzo e Domani mattina mi alzo e devo sistemare la casa, fare andare la lavatrice, fare un po' di cose. Poi dopo prenderò l'automobile e vado con mia moglie, la mia ex moglie, a vedere, deve rifare i serramenti di casa, eccetera, quindi gli darò la consulenza da geometra, che tutto sommato va anche bene, perché insomma è una donna con la quale sono stato insieme 40 e rotti anni.
per colpa mia ci siamo divisi. Lei è un po' insopportabile, eh? Certo, il martello pneumatico, quindi io fuggo. Sono fuggito, però adesso ci vediamo, ci parliamo. Abbiamo litigato proprio 2 ore fa, ma poi ci siamo riconciliati subito e domani mattina andiamo a vedere i serramenti insieme. Ecco, Che domani mondo mattina sarò qui. sarebbe, se, che mondo sarebbe senza le donne? Ah, sarebbe un mondo tremendo, triste. Allora, devo dire una cosa. Io ho lavorato con donne eccezionali. Per esempio, c'era una ragazza che aveva 19 anni e quando io gli telefonavo, allora non c'era internet e compagnia bella, gli telefonavo e diceva: devi buttarmi giù il disegno di un bullone MA6, di quello, così, così, così. La mattina dopo mi arrivava il fax col disegno del bullone. No, ma fate una certa maniera. E quindi ero felicissimo. Le donne hanno sempre un punto di vista diverso dal nostro e per andare avanti, per scoprire le cose, bisogna avere un punto di vista diverso. Poi però hanno un difetto. Ne metti insieme due, molto brave, ciascuna per conto suo, litigano. E allora a volte ho avuto proprio delle delusioni da quel punto. Non perché non fossero brave. Molto, io le amo le donne, sono veramente una cosa. Senza di loro saremmo morti, ma non perché non nasciamo più, perché cioè, magari avremmo trovato un altro sistema. So, la natura ci pensa, però ecco, mi piacerebbe che le donne fossero più tra di loro, meno gelose, meno ecco, quello sì. Questo l'ho notato parecchie volte. Adesso come adesso metterei la foto di Superman come conclusione della diretta, ma invece diciamo che Superman e la sua criptonite è circa così. E ti ringrazio Mauro, ringrazio Maria Palladino, Maria Renzo che hanno scritto. Ma anche Maria Palladino, Valeria Alciati, Mignon Zaccarelli, Laura della Torre da Città del Messico, Lenir Witzke e Angelo Lazzano che hanno cliccato, tutti quelli che ci hanno guardato e Caspita. che non ci segnaleranno, perché non devono segnalarci, perché anche questa è arte, Se no tutti quelli andiamo a che prenderli tutti. ci guardano. Tutti quelli che ci guarderanno da domani in poi sul canale YouTube Miraggio Deluxe oppure sul podcast di Spotify. Grazie mille, grazie a tutti di avermi sopportato finora. Sono un po' noioso. L'abbiamo fatta. Buonanotte. Buonanotte a tutti, grazie, grazie Ciao. ancora. Ciao ciao. Ciao, ciao.